Alessandro, sono un cittadino di Bologna, ho voglia di partecipare, voglio collaborare con la Protezione Civile. Mi spieghi chi sei, come posso fare a collaborare? Allora, cosa fa la Protezione Civile? Io sono Alessandro Figli, sono il presidente dei volontari di Protezione Civile del Calderaro Greno. Cosa fa la Protezione Civile in un comune come il nostro, un comune di terre d'acqua? Il volontariato di Protezione Civile qua nella nostra zona, quindi nella parte, come possiamo dire, ovest della città di Bologna, ha una tradizione ormai di, non dico tantissimi anni, ma almeno di 10-15 anni. Calderara, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Molinella, sono tutte realtà dove è presente una Protezione Civile costituita da volontari. E un'esperienza che ci ha coinvolti a partire sin dal 20 di maggio, eravamo già tutti operativi, ad esempio come Calderara di Reno nelle primissime ore dopo il sisma. La realtà di Protezione Civile permette in situazioni di emergenza come queste alle persone, come buona parte di noi che lavorano, che quindi hanno attività lavorativa o come dipendenti o come liberi professionisti o altro, di poter intervenire e quindi di assentarsi da quello che è il lavoro attraverso quelle che sono normative di legge che permettono a un dipendente di un'azienda o a un libero professionista di poter andare a fare attività di protezione civile pur mantenendo il posto di lavoro e garantendo a quello che è il proprio datore di lavoro che le ore che questa persona che passa in protezione civile verranno poi rimborsate da parte del Ministero degli Interni. Le protezioni civili hanno canali attraverso i quali richiedere i materiali necessari e ottenerli. Per quello che riguarda lenzuola, copriletti e altre cose di questo tipo, come dicevo, le strutture di protezione civile hanno i canali atti a poter ottenere quello che serve, perché anche lì ci sono normative, ci sono da rispettare regole legate all'USL, all'igiene e quindi non è tutto così facilmente smaltibile il materiale che può essere portato dal singolo cittadino. Arrivo io con un sacchetto, due coperte, quattro magliette e 10 bottiglie d'acqua. Mi tocca dirti di no, ti devo rimandare indietro o ti devo indirizzare per dire, non so, alle Caritas. La corretta informazione in questo caso è: i vestiti li diamo alla Caritas e invece che portare un cartone d'acqua magari facciamo una donazione. Esatto. Agli organi di... Molto meglio. Qualche tempo fa avremmo parlato di un'alluvione, come purtroppo è già avvenuto, no? Ora, ti voglio fare una domanda, ma come possiamo fare, come si fa a creare una cittadinanza attiva che sia sempre sensibile, cioè che possa... Insomma, io voglio portare persone a essere attente alla protezione civile. In questo momento l'entusiasmo porta ad un aumento improvviso di quelle che sono le persone che si avvicinano a realtà di volontariato di protezione civile come il nostro. È chiaro che per fortuna l'emergenza straordinaria come questa è appunto straordinaria. Nella maggior parte del tempo e degli anni non si è in queste condizioni, quindi si ha da fare un insieme comunque di attività fondamentali e importanti per quelle che sono le proprie comunità. Spero sempre che non debbano venire terremoti, che non ci siano alluvioni, che non prenda fuoco la Farmac Zabano o altre cose di questo tipo, perché possiamo lavorare in tranquillità e dedicarci alla nostra comunità. Tutte queste cose permettono ai comuni di avere meno personale pagato e di avere un insieme di volontari che un poco alla volta acquistano una buona professionalità attraverso corsi, attraverso l'esperienza diretta sul campo e che permettono di risparmiare dei soldi, di avere un approccio quindi anche da parte dei comuni che trovano nelle protezioni civili un apporto e un aiuto importante. Se tu ti iscrivi, la cosa che ti posso dire è questa: gli eroi secondo me si vedono in televisione, perché qui servono delle persone che ci aiutano a fare tutto. E ti dirò che se tu ti iscrivi oggi, io ho già bisogno domani, e però non per fare l'eroe. Alla mattina avrei bisogno che tu sporzionassi tipo 450 colazioni. Avrai un po' di aiuto da altre associazioni, ma poi ci sarà da spazzare per terra, da tirare sulle sedie, da spostare dei tavoli pesantissimi, perché è questo che ci chiedono. Poi forse avrai un'oretta di pausa.
Il pranzo viene gestito un po' da altre associazioni, ci sarebbe da fare una qualche pulizia di bagni, perché anche quello purtroppo, l'igiene in queste situazioni è importantissima, quindi ti chiedo se tu sei disposto a fare anche questo, perché per me l'eroe è anche questo, quello che ci aiuta a pulire i bagni quando è necessario, e la sera ti dirò che c'è da spazzare un capannone più o meno di 1000 metri quadrati. Sono le parole che volevo ascoltare. Qui hai la mia carta d'identità. Benissimo. Puoi procedere con l'iscrizione. Perché allora Barbara, è tutto regolare? È sono tutto iscritto regolare, a questo esattamente punto? Hai versato la tua quota di 10 euro di annue che si pagheranno ogni anno, avrai l'obbligo di 20 ore minime di prestazione di servizio, diciamo così, per la protezione civile, quindi ti chiedo se sei d'accordo con tutto quello che ti ho spiegato prima di mettere la tua firma, ricordandoti che io da domani mattina ti chiamerò in servizio. Quindi indipendentemente dai corsi. Esattamente, che faremo. L'iscrizione che è venuta da oggi prevede già però un'applicazione pratica dal giorno successivo. Esattamente. E io sono fiero di questa di questo intervento. E noi ti ringraziamo e firmiamo. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing